Thank you.
Stefano Rechichi, slalom di Bagnano. Ritorno sul gradino più alto del podio. 1.44 e aiutami. 1.44 e 78. Ecco, che ti è valso la vittoria assoluta nello slalom di Bagnara. Prima salita ha qualche difficoltà, seconda salita sei sceso come tempo, però non ti bastava. Dove è stata la zampata della terza salita? Abbiamo avuto un po' di problemi al cambio, in scalata, ma anche ora alla terza mancia, però l'ho aiutata un po' io, diciamo, la macchina. Mi sono abituato io al cambio e sono riuscito a fare questo tempo. Anzi, pensavo che non riuscivo ad abbassare sotto il 47 per come andava le manche prima. Bene, sei sempre di poche parole. No, poi soprattutto in questa gara non... Ecco, so che vuoi ricordare... Non so cosa dire. Scendevano le lacrime già stamattina a vedere la macchina di Pasquale alla partenza e sono qui soltanto per lui. Bene, complimenti a te e Pasquale sempre nei nostri cuori. Primo, secondo e terzo, Carmelo. Allora, terzo posto, Gaetano Rechichi primo, Alfonso Casillo fino all'ultimo, scendendo del suo precedente tempo, ha sperato di sopravanzare Rechichi, però dopo Amendolara, che ha fatto tutto l'assoluto, lui ha pareggiato i conti. Ce la potevi fare? Cos'è successo? Va bene così, va bene così. È stata una gara bella, emozionante, recuperata ovviamente, insomma, in memoria del defunto Pasquale, quale, insomma, ci teneva tanto a questa gara. Quindi abbiamo presenziato, e quella è la cosa più importante. Ci siamo divertiti dopo una giornata che si preannunciava da, diciamo così, da togliere dal carniere, perché era bagnato, era sporco e quant'altro. Si è aggiustata la giornata, salita per salita, insomma, si è riuscito a limare quello che si poteva. L'ultima ho azzardato dove non potevo, ovviamente, insomma, quello che ho fatto io per ultimo l'hanno fatto loro all'inizio, quindi, insomma, ci siamo compensati. Però va bene così, Gaetano ha affondato la zannata finale, quindi, insomma, ci sta, insomma, la sua super vittoria. Va bene così, ci siamo divertiti, quella è la cosa importante. Alla prossima. Gaetano, quando è che hai capito che stava filando tutto liscio e il tempo sarebbe uscito? Veramente non l'ho proprio capito, perché pensavo che non l'avessi manco fatto il tempo. Addirittura. Perché comunque il cambio ancora non mi andava in scalata, prima entrava e sempre forzato con la prima. Sono salito comunque e ero uscito il tempo. Melo, mezzo a questi due leoni, terzo leone. Ho fatto quello che ho potuto, sono contentissimo. Si vede? Però dai, è stata una bella gara, ci siamo divertiti. Abbiamo trovato la memoria del mio grande amico, e quindi ovviamente i ringraziamenti all'organizzazione, a tutti, anche a Francesco, Denise, al fratello e al dottore, tutti, al nostro presidente, i compaesani, diciamo così, dell'organizzazione, che si sono cimentati nel pulire, spazzare la strada e quant'altro. Complimenti, hanno fatto un bel lavoro. Bene, grande spettacolo tutti e tre, vi aspetto alla premiazione, grazie. E ci sono ancora due premi per lui, uno lo ritira subito, quello del trono di gruppo Sport Car. Torna indietro Gaetano Rechichi vince la divisione Sport Car. Una giornata per lui davvero molto 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 positiva. Abbiamo speso sempre tante parole per raccontare tutto quello che è riuscito a vincere, pur venendo da un borgo dove i soldi erano pochi ma la passione era tanta, alimentata in famiglia da un papà, da un nonno, da un fratello, da persone inesauribili che hanno sempre aiutato come hanno potuto il suo talento. Ci ha fatto divertire e si diverte e fa quello che può. E in noi resta sempre il dubbio che con un budget maggiore o una vettura più performante potrebbe fare molto di più. Ma ce lo teniamo stretto, perché è un orgoglio della Calabria da corsa. Vince lo slalom di Bagnara, il numero 4, Gaetano Rechichi. Yes.
sempre Pasquale Cammarè, sempre.